La figura di Giuseppe Tovini è stata una grande fonte di ispirazione per la spiritualità bresciana, per questo è importante ricordarla. È il commento di Don Andrea Dotti, rettore del convitto San Giorgio e organizzatore del progetto Il suono delle parole, svoltosi martedì 15 gennaio nella Basilica di Santa Maria delle Grazie in occasione dell'anniversario della nascita del Beato Tovini con il concerto La voce di Paolo VI. La figura di Giuseppe Tovini è una figura ispiratrice di quelle che sono le dimensioni educative di tanta della spiritualità bresciana. Da questa prende le mosse anche quella che è la figura e la spiritualità di Giovanni Battista Montini. Per questo ricordarli insieme, anche grazie all'occasione di poter formare i giovani del Convitto Vescovile di San Giorgio, diventa una buona possibilità perché tutta la cittadinanza conosca attraverso la bellezza questo stimolo all'educazione. Nel concerto si è esibito il coro I piccoli musici di Casazza, guidato dal maestro Mario Mora, accompagnato dalla filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo. I brani musicali si sono alternati alle letture di alcuni testi giovanili di Papa Montini. Penso che sia fondamentale il ruolo che ha la musica, perché sono stati scelti dei brani dove potesse mettere in evidenza il senso della parola, il suono di quella parola che ha, che è la cosa principale per trasmettere una certa emozione agli ascoltatori. Quindi anche i testi penso che si abbinino bene anche le letture che verranno fatte per Paolo VI. Mercoledì 16 gennaio, nel santuario del Beato Giuseppe Tovini, Don Giuseppe Mensi ha presieduto la celebrazione eucaristica nell'anniversario delle Dies Natalis del Beato Tovini.